piccolo paesino di montagna dove apparentemente non succede niente. È il classico paese che conta 300 anime. E qui è sempre la stessa vita. Vuota. Grigia. Qui sembra che il mondo si è fermato nel 1904. Quella luce sembra un cero, un lumino. Quello è il cimitero di questo paese. Ed è proprio qui che scoccherà la scintilla e che porterà un po' di, diciamo, un po' di novità in questo ameno e vuoto paese. Tutti sono ignari di qui che stanno, ma per entrare nella dimensione terror. Cimitero del paese Valle, infatti, che è attivo dal 1756. Ricordiamo che Calvere conta almeno 300 anime e quando avrà finito di contarle morirà. Questi non hanno neanche rispetto per la morte. Si mettono a parlare. Che cos'è questo? Adesso metto anche un fiore a questo bambino. Forse non avrà freddo. Soltanto uno stupido rumore. Ancora. Chi è? Chi è Lucata? Non ci credo, chi è? Deve venire qualcuno. Santo cielo, anche una luce staccata. Da rumore, basta. Andiamo via.
telefono. Sta vibrando. Chi è? Cosa? Quando? Stamattina. E mi chiamate soltanto adesso. No. Quando sono i funerali? Domani pomeriggio. Capito. A casa sua lui, eh? Ah, ci siete anche voi, sì. Adesso vengo. Ok? Ciao. Cazzo, è morto. È morto un altro. Meglio andare. Dai, è morto, come ho fatto? Provvedere a chiamare la Lorenzo. Chiamali, Puni. Come hai fatto col gumolo? Lo faccio manco io. Signore. La morte? Funerale per domani pomeriggio verso le 3:30. Anzi, verso le 4, verso il covale. Va tutto bene? Non è pronta per domani. Per dopodomani va bene? Ok, grazie. Ci sentiamo. Ciao, ciao. Vuole vedere il tuo cugino, vai, vai. Non ho capito. A te, vuole vedere. Ma scusa, tuo cugino. E vabbè. L'ultimo incontro. E dai, eri l'unico mio cugino che era rimasto. Adesso non ho più nessuno dalla mia parte. Purtroppo, sono solo. Però. Già inizia a puzzare. Addirittura le mosche. Ma che puzza. Mi dispiace, finito ormai. Peccato. Dopo.
mettiamolo poco, basta prendere qualche uccelletto. Niente c'è qua, non c'è niente sopra, nessun uccello, ora quasi quasi me ne vado. Guarda quello, pure le galline lì per così, vieni, ma come si trova? Andate, me ne vado, quasi così. Ho capito, ma... qua, qua è stato, non sbaglio venire, mo prendo questo e me ne va. Oh, guarda, non so cos'eri, ma sono contento che ti ho beccato finalmente. Oh. Sembravi un morto che cammina, sembravi. L'ipotesi più probabile per la meteorite. E tu? Da tanto tempo che lavoro in un cimitero, ma in 20 anni di lavoro non ho mai visto questo. È incredibile. Che ne dici di farci 2 passi? Parte. Da quella. Verso il cimitero? Ok, anzi, facciamo una visita. Vediamo se tutto è in regola. Che ne dici di parlare di calcio? Ma penso che è una buona idea. Sai con chi è capitata la Juve? No. Allora, in Champions League col Celtic, col Porto e col Rosenborg. Invece okay. La Roma ha avuto una batosta. Il Real Madrid. E le altre? Anderlecht. E poi la Lazio ha un girone... Non ce n'è un'altra, la Roma? La Roma. Real, Anderlecht e un'altra, non ricordo. E la Lazio? La Lazio è capitato con squadre molto facili. Sì. Per quanto riguarda il campionato, sabato inizia. Sì? No, buono. Ok. Beh,
cambiamo argomento, ma però rimaniamo nel sport. Hai visto la vittoria di Schumacher nella Formula 1? No, campione del mondo. Grande, anche la Ferrari, naturalmente. Sì. I mondiali li vedrai? I mondiali di Formula 1? No. Ma di calcio? Sì. Sì, ha voglia. Tu per chi tifi? Io per la Ferrari, tu per Jean-Alesi? Sì. Per Schumacher, no? Ah. Pensavo per Jean-Alesi. Sono le galline qua. Oh. Le galline che fanno qua? Ah, se mo li cacciamo via dal cimitero. Cacciali. Le ha colpite in pieno. Spagna? No, ce n'è un altro ancora. La faccio, mi aiuto. Basta, basta, basta così. Ecco, mi sa che fuori di quelle morti. Ok. Beh. Torniamo indietro. Dai. Beh, abbiamo visto che al cimitero va tutto bene. Non c'è nessun pericolo. Beh, io non sarei tanto sicuro. Che rumore? Non ho sentito niente. Quella specie di tavola che cade, un coso che cadeva? No, non era una tavola. Vabbè, non deve essere niente. Forse quelle galline che vi do. Vabbè, non sarei tanto sicuro. Vabbè, non è niente, dai. Beh, andiamo a prendere le gomme. Andiamo. No. Per la scorciatoia? No, andiamo. Andiamo da qui. Ok. Aspettiamo tranquilli qui. Tanto. Mica devo credere a quella cretinaggine delle meteorite. Non credo che i morti si risvegliano. Sarà una palla, una leggenda. Un'invenzione. Aspettiamo tranquilli che è meglio. È diventata sera. Ancora non arriva. Inizia a far sotto. Stupidi bambini, oh!
Alba su Calvera. È stato un viaggio faticoso. Cazzo, pigliano pullman da Roma a qua, insomma, molto. Allora, beh, ma non voglio svegliare il capo che sta dormendo, ma incontrano un po' le piante al cimitero qua. Il cielo si sta nuvolando. Comunque, ripeto. A me sembra tutto normale. Questi sono i momenti in cui rimpiango di essere diventato un impacchettatore di taratini alla Doriano. Ma il capo mi ha detto spara tu a lui. Ha detto io non ho il coraggio, no, vado a farmi una doccia. Ecco, manco torno e devo fare queste cose. Ecco. Non basta poco a farti secco a te, mozzo di uno zombie. Mi ricordi quella del... Vabbè, ora non è il momento. Ti rendi conto di quello che ho fatto, cazzo? E tu stesso te ne rendi conto?
che ha fatto te stesso? Ma non ho un lavoro del genere, bisogna mettere i giornali per terra. Comunque, è ora. Un capo vado in discoteca io, eh? Sì. No, non sentirmi, mi raccomando. Poi non ho... dicevo mai, papà mi senti, poi non... come intanto adesso non la vedo più mai, io non avviso, perché io avviso sempre. Mi sa, vado qua, tutto di polvere da sparare. Insomma, vogliamo finire la donna al tuo posto. Che cazzo? Meno male che il capo lascia sempre in giro. A me. E voglio vedere uno dei pezzi più forti di quest'estate. Andiamo con la musica. Thank you.
detto un attimo perché ho sentito dei rumori lì in fondo. Non vorrei rovinare la festa, ma scusatemi un attimo. Però penso che la festa sia interrotta per oggi. Ho sentito dei rumori lì in fondo. Calma, no. Mi sta appagando. Che è successo? Tutto rotto. Ma saranno stati ragazzi, dai. Adesso li faccio fare una multa. Ragazzi, che cosa avete combinato? È tutto rotto. Ma sì, ragazzi, che ne state voi? Che intenzione avevate, eh? Che intenzione avevate di distruggere la discoteca? Eh? L'abbiamo inaugurata adesso. Che volevate fare? C'è una multa molto salata. Di circa 30 milioni. Abbiamo da mangiare qui fino all'alba. È così. Dopo le radiazioni delle la meteorite ci ho messo lo zampino anche una stupida musica house con le sue vibrazioni. Ti vede che per i morti ogni scusa è buona per non riposare in pace. Anche abbiano una forma di insonnia cronica, o che so io. Certo, se il mio capo fosse venuto, invece di rimanere a custodire il suo cimitero, col cavolo che le zombie sarebbero arrivati fino a noi, che stavamo ballando ieri sera. Ma dopo tutto non posso biasimarlo. Era morto uno dei suoi più cari amici per colpa di quei dannati zombie. Certo non portava testa per venire con me.
comunque ora il film è finito. Ma adesso comincia. Drink, cause it'll give me time to think. If I had